mettiamoci. Gastons. E piove. Ci sta l'ombrello. Meno male se porta l'ombrello. Meno male se porta l'ombrello. Io l'ho preso rosa perché mi ricorda il tuo intimo. Sì. Abitudine. Vabbè. Un ombrellino. Che ci sei? Che si fa? No, non diciamo, vai. Vale. Ciao. Ciao. Apri quanto ne presto ora, sta a vedere, Ne trovo due, ne presto 20. To, c'è Gaston. Allora Gaston, se funghi della Befana? Ho trovato il primo fungo a Befana che ha sentito il caldo, questo qui. Sì, questo il caldo. Ha già sentito il caldo. Già nero. Vabbè, non voglio dire niente, però primo fungo dell'anno. Vai immortalato. Gennaio 2016, ti ha dichiarato i funghi a per la Befana. Certo, fai un attimino un inquadramento generale. No, non so nemmeno da che parte rifà. Ah, l'ho visto. Aspetta un attimo. Si vede, no? Sì, si vede. Questo è bellino a morire, Guarda qui. E anche quello sopra, eh? E questo qui ci dovrebbe essere, ecco. Guarda come sono bellini. Guarda come sono. Foglie. Ma ci sono dormienti un pochino meglio oppure no? Io li trovo belli vecchi. Tu li trovi vecchi? Tu li trovi vecchi? Giustamente. Dio buono, guarda che bestia. Però, misto faggio, sì, il 7 di gennaio, è da record, cioè, voglio dire, faccelo vedere, grande, no. Scusa, Gaston, questo si può attribuire un marzo 2017. Questo è anche un marzo 2017, sì. Sì, marzo 2017, con quelli due di prima, che chiaramente il buon Gastonello ha sfruttato bene il fossettino giusto. Si è tritato. Tritato, in qualcheduno. Tritato. Ma probabilmente ci sono passato prima io sopra, sai? Molto se non lo vedevo nemmeno io. No, non c'è verso, vai. Vai. Vengo qui, mi lacrima agli occhi, che io piango sempre, sono sempre disperato, molto triste. E poi, invece qua, e li vedo. Guarda, anche questo è difficile. Guarda, questo è il famoso fungo simil sasso. Questo è veramente un fungo di fiamma, ma tra l'altro per me. È bello questo. Calza. I funghi della calza sono. Ora quando si torna a casa si deve andare a mangiare e c'è la calza dei bambini, li metto dentro. Invece di carbone gli metto dormiente. Ciao. Vabbè, questo è il mio nuovo bastoncino, fantastico bastoncino, lo presento. Ed ecco la presentazione, bastoncino fantastico con dormientino, Si vede? Cioè, come cazzo ha fatto a vederlo? Io un fungo fuori così, accanto a un legnaccio schifoso in questa maniera. Aspetta, lo rifiglio da sotto. Aspetta. Questo pezzo di carbone? Ha rotto l'albero, il pezzo d'albero marcio, Ma duro, guarda. Anche, vai, è difficilissimo rompilo, guarda, è proprio. Cioè, proprio. Sì, è duro. Duro proprio. Questo sì, quasi ci fa un bastoncino per andare a cercare fungo. Comunque guarda, questo fungo, ora mia per nulla, ma era impossibile da vedere. Nonostante tutto era fuori. Evo? Ma vai. Ci si perde un po', Sì. Oh, bello. Mettilo giù. Ma guardate ragazzi, questo Gastonello. Mettitela in viso, vai, così almeno si migliora qualcosa. Gastonello, madonna. Ma che cosa fai? Vieni, ci si
certo. Non può mettere tempo. A parte neve alta, pioggia bassa. Porco. Ma che cazzo di funghi si trova? Belli sono questi. Fammi vedere. Oh, un siedano, nemmeno da qui. Certo, vedere i funghi qui è un casino. Però sono tanti. Guarda che cuva. Guarda che cuvatella. Sei. Sono tutti, ma poi sono tutti di nascita, o adesso diano una piccia. Questo, guarda. E questo? E quello che sto di sopra. Guarda. Tanto non ci è nessuno, il cazzo ce n'è. Si lasciano, si vengono a più grossi la settimana prossima. La settimana prossima. Vai, ci sta. Tanto io ce n'ho una decina, più queste due cuvatelle. Lasciano e si trovano. Settimana nuova si ritorna, si guarda. Si vengono a vedere quanto sono cresciuti. Va bene? Buon. Ma io la settimana prossima non arrivo perché sono morto. Ragazzi, una calza piena di dormienti il 7 di... gennaio 2016, niente male. Allora, un augurio, calzettina piena di dormienti per il 7 di gennaio 2016, giustamente, che io sono sempre un anno indietro, ma purtroppo invece bisogna essere un anno avanti, quindi vi si è data un'ottima occasione di